crush me some ice. Get me a peach, save the fuzz for my pillow. Peel me a grape. Questo programma è offerto da Immobil Dream di Roberto Carlino. Non vende sogni, ma solide realtà. Bentornati alla redazione del TG4, eccoci insieme per i titoli della rassegna stampa. Per questo lunedì 30 giugno 2008 cominciamo con La Repubblica. L'apertura è dedicata al ministro dell'interno Maroni, che dice, per quanto riguarda la presa delle impronte ai Rom e ai bambini Rom, un provvedimento che sta facendo discutere, impronte Maroni non si ferma. Apertura diversa invece per La Stampa, accordo sul Torino-Lione, questa è una notizia decisamente importante, la sceglie infatti anche il Messaggero per la sua apertura, alta velocità, c'è l'accordo. E il Tempo, il quotidiano indipendente di Roma, torna a parlare anch'esso della vicenda delle impronte. Maroni non molla, saranno utilizzati tutti i mezzi possibili per censire i residenti nei campi. Sì alle impronte per i nomadi, sentenza la Cassazione, legittimo discriminare i Rom se rubano. Leggiamo l'inizio dell'articolo. Sui nomadi passa la linea dura. Il ministro dell'interno Maroni ha definito strumentali gli attacchi contro l'identificazione dei bimbi Rom con le impronte digitali. Ieri al Viminale, vertice con i prefetti di Roma, Napoli e Milano per definire una linea comune. C'è un'intervista sul Tempo a Giancarlo Galan dal Veneto, lancia il federalismo anche nel Popolo della Libertà, la trovate all'interno del Tempo, vedete qui la TAV è la volta buona, il governo valuterà a luglio il documento dell'accordo di questa intesa tra tecnici e comuni per l'alta velocità sulla Torino-Lione. E poi vedete la foto a centropagina del Presidente della Repubblica, Napolitano, che invita al dialogo, ma Veltroni segue Di Pietro. Il Partito Democratico e l'ex PM attaccano Berlusconi, il Presidente della Repubblica invece ha ribadito questo suo appello alla calma e al dialogo tra i due principali schieramenti politici anche a Capri, dove ha festeggiato il suo compleanno e ha partecipato alla cerimonia di riapertura della famosa via Krupp, che era stata rinviata ieri a causa di un violento temporale. Non è un temporale isolato, ce ne sono stati altri anche nel pomeriggio di oggi sul centro Italia, nella zona del Monte Amiata, ad Empoli e poi nelle ultime ore della serata di ieri sia a Torino che a Milano, temporali di particolare intensità. Tra poco ne parleremo anche noi, vi mostreremo le immagini di quanto è accaduto a Milano, ma vediamo intanto la giornata del Presidente della Repubblica a Capri. Le 10 sono passate da poco quando il Presidente della Repubblica lascia l'albergo dove ha trascorso la notte. La passeggiata per le vie di Capri nel giorno del suo 83esimo compleanno si apre con un commento sul dibattito politico incandescente delle ultime ore. Devo solo ripetermi l'auspicio di un clima più disteso, più costruttivo nella politica italiana e nella vita istituzionale. Giorgio Napolitano è atteso in via Krupp per la riapertura ufficiale del famoso sentiero scavato nella roccia. La celebre stradina torna a vivere dopo più di 30 anni. Era il 1900 quando il magnate tedesco Alfred Krupp finanziò i lavori per la realizzazione di questi tornanti. Un'opera ardita, una discesa lunga più di un chilometro che ha incantato poeti, scrittori, dive, amanti segreti. Il luogo simbolo che ha segnato la storia dell'isola fu chiuso nel 1976 per una frana. Oggi, finalmente, la ristrutturazione è stata ultimata e per il grande evento, insieme al capo dello Stato, sono arrivati i vertici delle istituzioni locali, l'ambasciatore in Italia della Repubblica Federale Tedesca, Michael Steiner, ed il senatore Diana De Feo. Via Krupp è veramente un meraviglioso unico e d'altronde sappiamo, non c'è bisogno che lo dica io, che tutto è unico a Capri, che Capri stessa è un unico senza possibilità di confronto in nessuna parte del mondo, anche se il mondo è pieno di cose belle.
Veniamo al giornale, il titolo principale è dedicato alla TAV, finalmente sia la TAV, schiaffo l'Italia dei no, riparte la Torino-Lione, decisivo il via libera dei sindaci che sostenevano la rivolta. E poi ancora la foto, vedete Veltroni e Di Pietro insieme, dopo Kennedy, Don Milani e Obama, adesso è Di Pietro, il modello di Veltroni, ironicamente dice il giornale, Tonino, storia di un moralista, l'articolo a firma di Filippo Facci, e poi ancora un commento di Mario Cervi, il titolo è L'Apocalisse di Walter. Troviamo ancora sul giornale la notizia dei Rom, non è reato discriminare il Rom che ruba, assolto il sindaco di Verona, intanto un boss romeno torna libero per il turnover dei giudici. Lasciamo il giornale, eccoci alla Gazzetta di Parma, Napolitano Bastaliti, Di Pietro intanto ancora contro Berlusconi, PDL risponde, ribatte le accuse di Di Pietro, avvelena la politica. Un incidente in montagna, grave sci alpinista parmigiano, precipitato per 300 metri e poi ancora incidenti stradali, in queste ultime ore 3 persone hanno perso la vita in montagna, 3 invece nelle acque in questo fine settimana e diversi anche gli incidenti stradali. Lasciamo la Gazzetta di Parma. E Polis Milano, anche qui le impronte ai bambini rom, Maroni insiste, vado avanti, e poi la vittoria della Spagna, la troveremo su tutte le edizioni locali di Epolis, la Spagna regina, Germania sconfitta 1-0 con un gol di Torres, gli iberici salgono sul tetto d'Europa. Troverete su Epolis Milano anche la mappa dei lavori in corso con i vari cantieri, c'è anche sul sito del comune. E qui siamo al Roma, che riguarda però Napoli, Chiaiano, resa dei conti, corteo di protesta oggi nell'area Flegrea contro il termovalorizzatore, e poi ancora il napolitano che compie 83 anni e riapre la via Krupp, e poi l'incidente gravissimo di Ponza, indagato l'amico del 24enne Gianmarco Lauro, il giovane che è stato ucciso dall'elica del motoscafo dal quale si era appena tuffato, e a questo si riferisce il prossimo servizio. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio alle 18, quando un motoscafo Scarab stava attraccando davanti alla spiaggia del Frontone, luogo dove tutti i giovani in vacanza a Ponza si riuniscono al tramonto per il rito dell'aperitivo, e per questo affollata di barche. L'imbarcazione, con a bordo un gruppo di amici, getta l'ancora con i motori accesi, e è a quel punto che Gianmarco Lauro decide di tuffarsi per raggiungere un gommone di amici poco distante. Il motoscafo però, forse per una svista di chi era alla guida, innesca la retromarcia e le eliche travolgono il giovane. Tra le urla dei bagnanti il motoscafo viene immediatamente bloccato, ma ormai è troppo tardi. Questa è l'area, erano 5-6 metri d'acqua e niente, insomma, non ho parole per quello che è successo, insomma, vi lascio immaginare. Ho sentito delle grida e c'era il motoscafo turchese, lo Scarab, fermo con del sangue, non si capiva bene cosa fosse successo. Il motoscafo trainato nel porto di Ponza è stato posto sotto sequestro e sull'incidente la procura di Latina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico dell'amico di Gianmarco, che era la guida dell'imbarcazione, mentre domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Lauro, che è stato già trasferito all'ospedale di Latina. E poi l'edizione napoletana, qui si parla di crisi per quanto riguarda l'aumento del costo del petrolio, mossa al risparmio dell'azienda trasporti locale, pullman spenti al capolinea, autisti col piede leggero sull'acceleratore, anche i comuni cominciano a preoccuparsi del costo del petrolio sempre in aumento, tagli contro il caro petrolio, austerity su bus e traghetti. E poi vediamo altre notizie, le impronte per i bimbi nei campi nomadi di Maroni che dice vado avanti, l'omicidio colposo per la morte del nipote di Lauro, e poi ancora ad Ischia in un ospedale manca un ferro, niente intervento, un ragazzo è moribondo. Il Mattino, Napolitano, serve un clima più sereno, appello del Presidente, Di Pietro si scusi, Berlusconi, la replica, reagiremo con i fatti, patto governo sindacati su famiglie e salari, sì di Bonanni per la CISL, ma basta liti tra i partiti. Ancora le impronte dei Rom, le troviamo anche sul Mattino, Maroni dice ai prefetti vado avanti, la TAV, siglato l'accordo per la Torino-Lione, poi da New York una notizia del tragico volo di una top model molto famosa, oltre che molto bella, è precipitata dal nono piano per cause ancora da accertare a Manhattan. Il Mattino lo lasciamo per il Giorno, dalla Lombardia, Monza, aborto a 15 anni, la mamma denuncia, Lombardia, weekend tragico su strade, monti e fiumi, e infatti come vi dicevo c'è stato un temporale che era stato per la verità annunciato, ma che si è rivelato molto molto più forte del previsto, state vedendo proprio le immagini girate nelle ore della tarda serata di ieri a Milano, che è stata letteralmente
allagata, vedete alberi rovesciati, caduti sulle macchine, sono state addirittura quasi 300 le chiamate al 118 per chiedere l'intervento dei pompieri per risolvere i problemi, un fenomeno che ha causato per fortuna soltanto alcuni feriti lievi. Il maltempo lascerà rapidamente di nuovo posto, almeno così dicono le previsioni, a cieli più sereni e a temperature di nuovo elevate come quelle che abbiamo vissuto in questi giorni. Asfalto bollente, città deserte. È stata un'altra domenica di caldo torrido su tutta la penisola. Il termometro sale e il rischio aumenta, soprattutto tra bambini e anziani. Le chiamate al centralino del pronto soccorso dunque sono continue, numerosi i ricoveri dovuti al caldo. Ma a far soffrire oggi è stato soprattutto il tasso di umidità che ha raggiunto livelli altissimi in molte città. A Milano il termometro segnava 32 gradi, ma quelli percepiti erano ben 35. A Pisa l'umidità ha toccato il 60%, facendo salire a 36 gradi l'indice di calore. Il record però è stato raggiunto a Rimini, 36 gradi avvertiti dall'organismo con l'80% di umidità. E anche oggi si registrano due vittime del caldo, entrambe nel Mantovano. Si tratta di un anziano stroncato da un malore ai bordi di una piscina e di un bracciante di nazionalità indiana colto da un infarto. Se il nord dunque è stremato dall'afa, va un po' meglio al sud, dove però è tornato l'incubo degli incendi. I vigili del fuoco ieri sono stati impegnati a spegnere rovine in Foggiano, in Puglia e in provincia di Matera, in Basilicata. Fiamme probabilmente di natura dolosa. Per ora è tutto, grazie per averci seguiti. Le altre notizie, gli aggiornamenti di questi li ascolterete, li vedrete in mattinata nell'edizione delle 11.30. Noi intanto vi ringraziamo per averci seguiti, vi auguriamo un buon proseguimento e arrivederci a presto. Quando ti muovi e sudi, le zanzare non resistono. Il nuovo Off Active protegge la tua vita attiva e le ferma. In caso di sudore, Off Active. Attivi sì, punti no. L'idea body fecitante. Provate a resisterle. La bellezza è magnetica. È Nivea. Cerchi la donna ideale? Ti aiutiamo a trovarla. Abbonati a Chi C'è. Ti basta inviare un SMS con scritto SOLE al 48469 o entrare nel sito chicè.it. Innamorarsi non è stato mai così semplice. Invia SOLE al 48469. Cosa aspetti? In Chi C'è aspettano te. Basta un click per scoprire mediashopping.it, il sito web di Mediaset dello shopping a casa tua. Ogni giorno novità, promozioni imperdibili e offerte speciali di prodotti unici in esclusiva Mediashopping. Schede dettagliate su tutti i prodotti, sport e fitness, fai da te, film, musica, casa e cucina, salute e bellezza e molto altro. La diretta con il canale TV Mediashopping. Fai la tua scelta online garantita Mediaset su mediashopping.it. Torta allo yogurt, torta al cioccolato, torta al limone, le fresche e cremose Cameo. Quest'estate fai tutti i bla bla che vuoi, con chi vuoi tu. Con Summer Card ti restituiamo tutto quello che spendi per le tue chiamate, con solo 5 euro. Vodafone. Il dolore ti irrigidisce. Contro i dolori cervicali, prova Volt Advance. La sua azione analgesica e antinfiammatoria agisce all'origine del dolore. Per tornare liberi di muoversi, gioia di muoversi. Volt Advance è un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Dalla ricerca ENI, Agip Blue Diesel Tech.
Il diesel con una formula 5 volte più ricca di agenti pulenti che elimina le impurità dagli iniettori per ridurre emissioni, manutenzione e consumi. Il risultato è marcia ancora più fluida, massimo piacere di guida per tutti i motori diesel e farti percorrere fino a 500 km in più ogni 20.000 km. AgiBlue Diesel Tech, ascolta il tuo motore. Prova l'intensa combinazione di Mars gelato, caramello e croccante cioccolato con tutta la leggerezza del gelato. Mars gelato, momento di vero godimento. 12:40. Riapparà. Suona, fischia e canta. Se quello che cerchi è un numero, noi te lo troviamo subito. 12:40. La cucina, che sconquasso! L'auto in fiamme, che spasso! Carne al fuoco, sono un asso! Ma da oggi contro gli incendi Super Angel! La sprintosa bomboletta spray per spegnere facilmente ogni tipo di incendio! Senza sporcare e senza stressare! Super Angel, il nemico delle fiamme! Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo. Beati quelli che sanno ancora gustarsi la vita e riconoscere le cose di qualità come Negroni. Cosa può cambiare una giornata ok? Una fastidiosa diarrea. Scegli Imodium. Non fermarti. Imodium oro solubile. Si scioglie subito sulla lingua. I tuoi incontri, il tuo tempo. Tutto come sempre. Imodium. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Imodium oro solubile. Scegli un giorno ok. Internet in vacanza con te. Solo con Alice Mobile è un nuovo PC. La chiavetta è 100 ore al mese. Tutto incluso a partire da 30 euro. Scopri la libertà di navigare fino a 7,2 mega. TIM. Tu. Senza confini. Benvenuti al meteo. Correnti occidentali umide e relativamente fresche lambiranno il nord Italia, portandovi un po' di nubi, qualche temporale e una lieve attenuazione del caldo. Vediamo insieme le previsioni per domani mattina. Al nord-ovest bello su Alpi e Liguria, un po' di nubi altrove, qualche temporale in Lombardia, temperature minime in lieve calo. Al nord-est poche nubi in Emilia-Romagna, nuvoloso altrove, qualche temporale sul Triveneto. Temperature minime in lieve diminuzione. Al centro, poche nubi tra Marche e Umbria, sereno sulle altre regioni, minime stazionarie o in leggero rialzo. Al sud, qualche nube su Bassa Campania, rilievi lucani e Calabria tirrenica, minime pressoché stazionarie. Nelle isole, cielo sereno o poco nuvoloso su entrambe le regioni per l'intera mattinata. Temperature minime stazionarie. Ed ora vediamo le previsioni per domani pomeriggio. Al nord-ovest qualche temporale sulle Alpi, nubi in Lombardia, sereno altrove, massime in calo su est Lombardia. Al nord-est nuvoloso ovunque, qualche temporale su Alpi, Prealpi ed Emilia-Romagna, temperature massime in diminuzione. Al centro aumenta l'instabilità lungo l'Appennino e nelle zone interne. Bel tempo altrove. Massime in lieve calo nelle Marche. Al sud sviluppo di qualche temporale lungo l'Appennino. Bel tempo lungo i litorali. Massime in calo nelle zone interne. Nelle isole, bello ovunque, a parte un po' di nubi e qualche temporale sui rilievi. Massime senza variazioni rilevanti. E per concludere, ecco una panoramica degli orari di alba e tramonto nelle principali città italiane. Arrivederci. Elaborazioni e foto digitali Epson. Vuoi ricevere ogni giorno via SMS le previsioni della tua città?
invia nome della tua città a 48429. Che sei? Chi ruba i ricchi per dare ai poveri? Quindi il re sta morendo di fame a causa vostra. Chi lotta senza paura contro le ingiustizie? Le avventure, il coraggio, le passioni del leggendario eroe. Mi chiamo Robin. In esclusiva su Rete 4, Robin Hood. Interessante. Eccezionale doppio appuntamento con la serie della BBC che ha conquistato il pubblico inglese. Robin Hood. Martedì e venerdì alle 21:10 in Prima TV, Rete 4. Aiuto! Aiuto! E così nasce la mozzarella Santa Lucia con le olive. Questa te la sei proprio inventata. Santa Lucia con olive, la più grande invenzione dopo la mozzarella. Con i conti correnti WeBank, 5,50% di interesse fino al 31 dicembre. WeBank, Energy Bank. 12:40. Riapparapparà. Suona, fischia e canta. Se quello che cerchi è un numero, noi te lo troviamo subito. 12:40. Marco e Francesca hanno detto no al colesterolo. Ma non rinunciamo al piacere del gelato. Morbido e cremoso. Buonissimo. Il gelato Valsoia è vegetale. No al colesterolo. Sì a Valsoia. Nuovo da Taft, Elastic Effect, il gel a prova di casco. Tenuta forte ed elastica in ogni condizione. Il tuo look torna sempre come prima. Nuovo Taft Gel Elastic Effect, da testa nera. Taft al Tourist Trophy. Seguici e vinci su taft.it. Torta allo yogurt. Torta al cioccolato. Torta al limone. Le fresche e cremose Cameo. Cerchi l'uomo ideale? Ti aiutiamo a trovarlo. Abbonati a Chi C'è. Ti basta inviare un SMS con scritto Luna al 48469 o entrare nel sito chicè.it. Innamorarsi non è mai stato così semplice. Invia Luna al 48469. Cosa aspetti? In Chi C'è aspettano te. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Beati quelli che sanno ancora gustarsi la vita e riconoscere le cose di qualità come Negroni. Cosa può cambiare un giorno, ok? Una fastidiosa diarrea. Scegli Imodium oro solubile. Si assume senza acqua. Imodium è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Imodium. Scegli un giorno, ok? Dal 1 luglio Premium Gallery è ancora più ricca. Arriva Disney Channel, una scelta spettacolare di serie animate, live action e original movies. A Joy, Mia e Steel si aggiunge Disney Channel. Premium Gallery è tutto il meglio a soli 10 euro al mese. E se attivi subito l'offerta speciale, l'estate te la regala Mediaset Premium. Chiama all'199-303-404. Scegli solo la qualità. Scegli Mediaset Premium. Abbonati, invia C al 48248 e con i primi logo e suonerie settimanali puoi ricevere subito in regalo sul tuo telefonino il coro delle cicciottelle. Telefona o invia C al 48248. Dalla ricerca ENI, Agi Blue Diesel Tech. Il diesel con una formula 5 volte più ricca di agenti pulenti che elimina le impurità dagli iniettori per ridurre emissioni, manutenzione e consumi. Il risultato è marcia ancora più fluida, massimo piacere di guida per tutti i motori diesel e farti percorrere fino a 500 km in più ogni 20.000 km. Agi Blue Diesel Tech, ascolta il tuo motore. Pressure Glow,
Bob, 59,90 euro per averlo comodamente a casa vostra insieme a due essenze profumate per poter avere finalmente all'interno delle vostre case l'aria pulita. Fresher Globe è semplice da utilizzare perché funziona con della comune acqua del rubinetto. Arriva nelle vostre case, voi andate a mettere l'acqua del rubinetto all'interno di Fresher Globe, lo azionate e voilà, il gioco è fatto. Che cosa fa? Va a pulire e purificare l'aria di tutti gli ambienti e a eliminare completamente i cattivi odori. Insomma, quanto è importante avere l'aria pura anche per i nostri bambini. Oppure quando vengono gli amici a casa e si crea una cappa di fumo che neanche con le finestre spalancate va via. E non è finita qua. Eh no, perché Fresher Globe, come vi dicevo, arriverà nelle vostre case con due essenze profumate. Ci possiamo sbizzarrire a mettere all'interno dell'acqua delle gocce di essenze, quelle che noi preferiamo, in modo tale che oltre all'aria pulita e purificata possiamo anche respirare le essenze che noi preferiamo. E allora, aria pulita a tutti quanti voi. Ciao! Internet in vacanza con te. Solo con Alice Mobile è un nuovo PC. La chiavetta è 100 ore al mese. Tutto incluso a partire da 30 euro. Scopri la libertà di navigare fino a 7,2 mega. TIM, tu, senza confini. Ogni giorno è fatto di piccole e grandi scelte. Pagine gialle. Chi sceglie sei tu. Begonia. Ti vogliamo bene, però non ti capiamo. Begonia è una splendida e inquieta creatura. Capisco perché i turisti amino ripetere l'escursione. La tua malattia ha un nome, tesoro. Furore sessuale. Vive il sesso in modo totalizzante. Sembravi un animale selvatico. Avevi pugni, mi mordevi. La conoscenza per lei passa attraverso il corpo. Che cosa vuoi? Tutto. Tutto. Un capolavoro dell'erotismo. Non c'è depravazione in me. Magistralmente interpretato da Laura Morante. Sono cresciuta senza perdere l'innocenza. Lo sguardo dell'altro. Mercoledì alle 23.35 su Rete 4. Top Secret, appuntamento speciale in prima serata. È uno dei più controversi misteri della storia dell'uomo. Gli UFO esistono. Che prove potrebbero documentarli? Una grande inchiesta. Immagini inedite, interviste, nuove rivelazioni. Claudio Brachino conduce Top Secret. Mercoledì alle 21.10. Su Rete 4. Attiva l'abbonamento a Lago e Suonerie settimanali e con i primi due scopri il tuo regalo. Se in regalo vuoi questa bellissima suoneria hip hop, invia pop al 48248. Sta chiamata, può dare ritmo giusto alla giornata. Rispondere non è cosa di età, da provaci adesso. Di botto, io non ti stresso. Qualunque cosa telefona o invia pop al 48248. Con Ford da oggi devi solo scegliere il colore. Fusion TDCI con clima, radio CD e anche vernice metallizzata a 12.450 euro. Hai tutto compreso nel prezzo, ma solo a luglio. Allora che colore vuoi? Quando ti muovi e sudi, le zanzare non resistono. Il nuovo Off Active protegge la tua vita attiva e le ferma. In caso di sudore, Off Active. Attivi sì, punti no. L'erosione dello smalto può essere favorita dal consumo di cibi acidi. Molti succhi di frutta, molta frutta, vino, aceto. L'erosione spesso non è visibile ad occhio nudo. È utile andare dal dentista per avere una sua valutazione. Lo smalto da Sensodent è un dentifricio che aiuta a proteggere i denti dall'erosione da acidi. Marco e Francesca hanno detto no al colesterolo. Ma non rinunciamo al piacere del gelato. Morbido e cremoso. Buonissimo. Il gelato Valsoia è vegetale. No al colesterolo. Sì a Valsoia. 12.40. Riapparapparà. Suona, fischia e canta. Prima c'era solo il 12. Ora giunge anche il 40. Vai il 12. 40. Torta allo yogurt, torta al cioccolato, torta al limone, le fresche e cremose Cameo. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo.
quelli che sanno ancora gustarsi la vita e riconoscere le cose di qualità come Negroni. Cerchi la donna ideale? Ti aiutiamo a trovarla. Abbonati a Chi C'è. Ti basta inviare un SMS con scritto SOLE al 48469 o entrare nel sito chicè.it. Innamorarsi non è stato mai così semplice. Invia SOLE al 48469. Cosa aspetti? In Chi C'è aspettano te. Anche per gli uomini è importante avere un aspetto curato. La soluzione a tutti i vostri problemi è MicroTouch Magic. Leggero e compatto, MicroTouch Magic è studiato appositamente per avere una rasatura precisa e sicura. Grazie al LED luminoso otterrete risultati estremamente precisi su ogni piccolo ritocco. MicroTouch Magic raggiunge anche i punti più difficili. Potete rimuovere i fastidiosi antiestetici peli superflui di orecchie e naso, la peluria sul collo, spalle, braccia, petto e schiena. Potrete ritoccare le basette laterali, i baffi e la barba, oppure delineare e sfoltire le sopracciglia grazie alla guida in dotazione. Potete usarlo anche per rinfrescare il taglio dei vostri bimbi. Con 34,99 euro potrete sostituire tutti i vecchi rasoi e forbici. Chiamate ora 840 50 40 11 e riceverete MicroTouch Magic direttamente a casa vostra. E incluso nel prezzo anche un comodissimo kit da viaggio con 10 pezzi. Per tutti gli altri prodotti, continua a seguirci sul canale digitale terrestre Media Shopping. Torna a grande richiesta l'operazione Tuffati in Peugeot. Fino a 4.000 litri di carburante pari a 90.000 km gratis, grazie a uno sconto fino a 6.000 euro. Scopri un mare di vantaggi su tutta la gamma fino al 31 luglio. Prima rata gennaio 2009. Cosa può cambiare un giorno, ok? Una fastidiosa diarrea. Scegli Imodium Oro Solubile. Si assume senza acqua. Imodium è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Imodium. Scegli un giorno, ok? Quest'estate fai tutti i bla bla che vuoi, con chi vuoi tu. Con Summer Card ti restituiamo tutto quello che spendi per le tue chiamate, con solo 5 euro. Vodafone. Alberto Sordi. Ammazza quanto è brutto. Paga boia. Adriano Celentano e Mariangela Melato. Risolvete. Ma io lei sta diventando donna. Paolo Villaggio. A me devono piacere gli uomini. Renato Pozzetto. Di che segno sei? Scorpione. Fra i quali trovo una certa attrazione. Per i bellissimi, di che segno sei? Giovedì alle 23:40 su Rete 4.